una volta per Zaza che fa sul fondo, Immobile in mezzo, il cross di Zaza dalla parte opposta, arriva Candreva, può mettere giù all'interno dell'area di rigore. Candreva prova a disorientare l'avversario, altre finte, va giù Candreva, calcio di rigore per l'Italia. Proteste timide da parte dei finlandesi, di Uronen in particolare, che ha commesso il fallo, almeno questa è la valutazione dell'arbitro olandese. Eccolo qui inquadrato in primo piano il sorriso di Toivio. Rivediamo. Rigore netto. Tra parentesi, l'arbitro ha aspettato un attimo e ha chiesto la collaborazione. È nettissimo. Sul dischetto va proprio Antonio Candreva. Parte Candreva contro Radetzky. Candreva! Italia in vantaggio, 1-0, il 27esimo, sbloccata la partita. Ha segnato Candreva. È interessante adesso vedere cosa fa la Finlandia, se continua a difendersi o ci concede degli spazi, e a questo punto la partita meritatamente è sull'1-0 per noi. Dalla panchina le reazioni, Alessandro Antinelli. Molto molto composto Antonio Conte, hanno risultato quelli della panchina, ma Conte è molto molto pensieroso. Anche Daniele De Rossi, che è pronto naturalmente a far valere la propria abilità nel gioco aereo. Il cross di Florenzi, l'uscita con i pugni di Radetzky, dalla parte opposta c'è tanto spazio per Candreva, che può controllare il pallone ed effettuare un cross preciso. Questa volta il colpo di testa è assegnato proprio Daniele De Rossi, appena entrato in campo. L'esultanza di Antonio Conte, il colpo di testa di De Rossi sul cross preciso di Candreva, 2-0 per l'Italia al 26esimo del secondo tempo. Ma è anche abbastanza logico, Daniele De Rossi ha anche questi colpi, ha anche il colpo di testa nel suo bagaglio, sta meglio, si vede, è evidente insomma. Rivediamo, poi andiamo a sentire le impressioni dalla panchina. Il cross tagliato di Candreva, De Rossi che stacca, rimane immobile Radetzky, preso in controtempo dalla conclusione del centrocampista azzurro, che è anche il giocatore della Roma ad aver segnato il maggior numero di gol in nazionale, quando naturalmente indossava la maglia giallorossa, è salito